Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campioni del mondo 2007. Ed eccolo qui ragazzi, un minuto di silenzio, è arrivato finalmente il fascicolo numero 32, ragazzi non ci voglio credere, sono commosso, dopo 2 mesi di attesa finalmente anche io posso montare il sedile del conducente completo di cintura di sicurezza e poi i cuscini del letto e questi supporti inferiori. Ok, siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai Ferrari Transporter! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter e al nostro video. E poi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Mac Gabri Collections per rimanere aggiornati con tutti i video tutorial che andremo ad eseguire di questo fantastico modellino. Mi raccomando, andate a vedere anche la playlist del Ferrari Transporter se vi siete persi i video tutorial precedenti. Stiamo parlando di un modellino in scala 1 a 18. Ragazzi, realizzato anche questo quasi interamente in presso fuso d'alluminio, pesa tantissimo, veramente un modellino massiccio che suona ragazzi con il telecomando, possiamo attivare le luci, il suono del clacson del motore, e dentro porta ovviamente le due Ferrari vincitrici del campionato del mondo 2007. Ragazzi, veramente un bellissimo modellino. Per fortuna che in questo periodo di attesa non siamo stati fermi, infatti come sapete abbiamo assemblato le prime parti del pianale posteriore del rimorchio, questa bestia qui, mi raccomando andateli a rivedere. Ok, adesso facciamo una panoramica di dove avevamo lasciato la nostra motrice e anche il pianale, andiamo. Ed eccolo qui il pianale del rimorchio del Ferrari Transporter. Qui vediamo il pannello posteriore rosso Ferrari che abbiamo assemblato nell'ultimo video tutorial. E questa ragazzi è l'estensione di tutte le pavimentazioni tecniche del rimorchio. Cioè guardate che bestia ragazzi, è enorme. In particolare tutto in presso fuso di alluminio. Peserà 1,5 kg ragazzi, veramente eccezionale. E questo invece è il vano esterno che abbiamo montato sempre nel video tutorial precedente, mi raccomando andate a vedere il video tutorial. Salutiamo anche Goldrek ragazzi, mi raccomando andate a vedere anche i video di Goldrek, questo mostro gigante. Ok, allora eccolo qui ragazzi, bellissimo, veramente massiccio. Ed eccolo qui il modellino del Ferrari Transporter, la motrice Stralis Iveco A480. Allora, così è come io l'avevo lasciata, cioè ragazzi ci ho trovato la polvere sopra, la polvere dopo 2 mesi, guarda, mi piange il cuore. Finalmente possiamo continuare con l'assemblaggio dei componenti della cabina. E vai, spettacolare, vai ragazzi, iniziamo, vai! Ed eccoci qui, andiamo a fare l'unboxing del fascicolo numero 32, opera distribuita in edicola dalla Centauria, collana composta da 140 uscite al prezzo di 11,99 euro. Allora, all'interno del fascicolo si parla di un destino del nome di Ferrari, ossia Alberto Ascari, l'unico italiano ad essersi laureato per 2 volte e sempre con la scuderia Ferrari, campione del mondo piloti. Cioè ragazzi, c'è scritto tutto sopra questi fascicoli spettacolari e come al solito troviamo sempre queste bellissime foto d'epoca. Allora ragazzi, eccoci qua finalmente, mamma mia, le fasi di assemblaggio di questo video tutorial, ossia l'assemblaggio del sedile del conducente e i cuscini del letto. Cioè sono spettacolari questi componenti, non vedevo l'ora di assemblarli. Ecco qui le varie fasi, guardate che bello, spettacolare. Ok, e questo sarà poi il video tutorial successivo che andremo a fare, ossia andremo a montare il sedile del passeggero, la presa di corrente e il frigorifero. Ok, diamo un'occhiata alla fustella e iniziamo con l'assemblaggio, vai!
Ed ecco i componenti che adesso andiamo ad assemblare e che andiamo ad analizzare uno ad uno: il sedile, il letto e i vari supporti. Procediamo. Iniziamo questa fase di assemblaggio dalla base del sedile del conducente, che è questo particolare strutturale in plastica, realizzato molto bene. Allora, andremo a montare su questo foro sfaccettato la chiusura della cintura di sicurezza. Eccolo qui il particolare con il perno sfaccettato, quindi non possiamo sbagliare il posizionamento ad incastro che andiamo subito ad eseguire. Eccolo qui. Allora, ragazzi, se necessario utilizziamo un po' di colla cianacrilica, ma mi sembra che non è necessario. La tenuta è perfetta. Ed eccolo qui. E sempre sulla base del sedile del conducente andiamo a montare la maniglia di regolazione, che è questo particolare nero in plastica. Non facciamo altro che inserire questo perno nella sede che troviamo sotto la base, in questo modo. Dopodiché, dalla parte superiore andiamo a fissare il tutto con una vite CP. Procediamo. Ed ecco fatto. Così è come si presenta la base del sedile completo di maniglia di regolazione. Ed eccolo qui finalmente il sedile del conducente. Allora ragazzi, è realizzato in plastica dura. Io sinceramente immaginavo che ci fosse un cuscino morbido a simulare appunto il vero sedile, però nonostante questo è realizzato molto bene. Qui troviamo la scritta Iveco e molto interessante invece è la cintura di sicurezza realizzata con vero tessuto. Ragazzi, guardate che spettacolo, è fatta veramente bene, con poi tutti i particolari e le fibbie realizzate in silver. Guardate che spettacolo, fatto molto bene, mi piace. In questa fase procediamo a montare il sedile del guidatore sulla base di supporto. Allora, non facciamo altro che montarlo ad incastro, quindi queste due slitte le andiamo a inserire su queste sedi, quindi le centriamo e andiamo a premere con decisione, ragazzi. Ed ecco qui abbiamo eseguito l'incastro. Così è come si presenta il sedile completo della sua base. Guardate che bello. Adesso, sempre ad incastro, andiamo a inserire il piedino della fibbia su questo foro. Procediamo. Ed ecco fatto. Recuperiamo ora il pavimento della cabina e andiamo a montare il sedile del conducente, quindi non facciamo altro che andarlo a posizionare in questa sede, quindi il perno andrà inserito dentro quest'asola e il sedile sarà guidato da queste due slitte, quindi lo andiamo a posizionare in questo modo, dopodiché capovolgiamo il tutto e lo andiamo a fissare con una vite DP. Procediamo. Ed ecco come si presenta il pavimento della cabina al termine di questa fase di assemblaggio in cui abbiamo montato il sedile del conducente. Allora ragazzi, guardate che spettacolo, il sedile simula perfettamente il movimento avanti e indietro che facciamo quando andiamo ad agire sulla maniglia di regolazione, e questo grazie alla vite flangiata che abbiamo appena inserito, che permette di muovere il sedile all'interno di questa sede a forma di asola. Guardate che spettacolo, ragazzi. Wow.
Andiamo ora a lavorare sui cuscini del letto inferiore, che è questo particolare realizzato in gomma morbida che appunto va a simulare il letto. E allora guardate come è stato realizzato, anche con questa trama che è stata disegnata sopra, quindi molto realistico, ci piace tanto. Allora, in questa fase non facciamo altro che andare a montare appunto questi cuscini sul telaio, quindi non facciamo altro che far combaciare i vari perni con queste sedi che troviamo sul telaio. Quindi lo capovolgiamo in questo modo e andiamo a premere. Ecco fatto. A questo punto serriamo il tutto con tre viti EP. Procediamo. Ed ecco come si presenta il cuscino del letto inferiore al termine di questa fase di assemblaggio. Bene ragazzi, ed ecco come si presenta la nostra motrice del Ferrari Transporter al termine di questa fase di assemblaggio, in cui abbiamo finalmente assemblato il sedile del conducente sul pavimento della cabina. Ragazzi, cioè guardate che spettacolo, finalmente si comincia a vedere la cabina di questo fantastico modellino. Bene ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al Ferrari Transporter e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al nostro canale MacGabri Collections. Io vi lascio con questa fantastica panoramica e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!